Allora Elisabetta, questo programma ti ha portato anche un grande successo, no? L'abbiamo visto in conferenza stampa, ci sono dei bei progetti per te, un film. Ho appena finito di girare questo film, grazie, scusi. Sì, mi ha portato tanta fortuna, ma a Napoli da sempre, perché ho sempre fatto dei tantissimi lavori che sono partiti proprio a Napoli. Ho appena finito di girare questo progetto molto molto importante, non era un film facile, ho deciso di non fare un film leggero, ma ho deciso di interpretare insomma un ruolo un po' più complicato, di Matari, questa donna accusata di essere spia olandese e poi adottata alla Francia. È stato un lavoro di tanti mesi con una preparazione non indifferente, dove, perché comunque parliamo del 1917, quindi prima guerra mondiale, dove anche i dialoghi erano comunque di quell'epoca lì. Non è stato facile, ma è stata un'esperienza molto bella, quindi il film spero vada a Cannes per il Film Festival a maggio e poi si vedrà nelle sale. Quindi per me è stato un grandissimo onore interpretare questo film, tra l'altro ho debuttato con John Savage, che è un grandissimo attore americano, anche lui nel cast con me, quindi iniziare a recitare comunque con degli attori americani di Hollywood è stato per me un grande onore. Un in bocca al lupo, grazie. Crepi il lupo, grazie. Andiamo lì.